Per me è difficile intervenire dopo l'assessore Caruso, perché lui ha fatto, ha disegnato, ha tracciato le linee generali di tutto il percorso che noi abbiamo svolto in questi 13 anni. Io ricordo solamente che la prima edizione di 13 anni fa fu accolta molto tiepidamente, sia dalla popolazione ma soprattutto dalle autorità. L'appoggio, l'unico appoggio che abbiamo avuto allora è stato quello delle autorità militari, della Marina Militare, Capitaneria di Corpo e le altre forze, e solo successivamente, perseverando come facciamo da 13 anni, siamo riusciti a coinvolgere le altre istituzioni. Per cui avere istituzioni e organizzazioni, associazioni che oggi collaborano o comunque ci sostengono in queste iniziative. E questo ci riempie d'orgoglio, perché vuol dire che questa attività, questa iniziativa nata in sordina a Messina, oggi può contare sulla rete di cui appunto Christos Zalamouras è presidente. Una rete appunto internazionale, come diceva l'assessore. Grazie. Christos? Buongiorno a tutti, io sono onorato di far parte della rete internazionale Le Rose di Lepanto. È nata questa associazione grazie all'associazione Aurora, la quale diciamo il fondatore di tutte queste manifestazioni che riusciamo a fare in questi anni. Se non c'erano loro, noi eravamo sparsi e persi dappertutto senza. Invece ora siamo una concretezza e cerchiamo di fare il nostro meglio. Io ringrazio l'assessore Caruso, il caro amico, che è la persona che ci spinge con una dinamicità eccezionale, è inesauribile sia di idee che instancabile. Il signor Fortunato, che penso fanno la miglior coppia, e poi c'è l'intellettuale, il signor Petenò, che facciamo? Ora abbiamo allargato la rete e cerchiamo sempre di avere dei risultati veramente a scopo di promuovere l'etica, la civiltà e soprattutto l'unione e la libertà dei popoli.